Significa che in Veneto la sanità è in mano al pubblico, lo dimostrano i dati, lo dimostrano le altre specialità, lo dimostrano gli investimenti, 70 milioni ogni anno in tecnologie di ultima generazione, ma soprattutto il grande sforzo che stiamo facendo rispetto al reperimento di personale all'interno dei nostri ospedali. Il problema dei medici e del personale, cosa sta succedendo di nuovo? Sta succedendo che sappiamo è un problema generale, non solo veneto, italiano. Il Veneto ha già messo in pista tutta una serie di iniziative, ricordiamo i protocolli firmati con le due università Padova e Verona sull'assunzione dei specializzandi e la rotazione dei specializzandi, ricordiamo i famosi 500 medici laureati abilitati che adesso stanno facendo i corsi per l'emergenza urgenza per l'area internistica, i primi 80 sappiamo che sono già arrivati o stanno arrivando all'interno dei pronto soccorso.